arrivata stanotte e mi sono trovata a Roma, essendo ormai a Roma, ormai ho preso l'accento. Trasferita, certo, si sente. Sono qua da... ho detto, oh, andiamo, e che famo, a vedi. Bisogno, si capiva già che... R, rovesita di R. Di R, certo. Piazza San Pietra, comunque rovesita di tovagliolini d'aperitivo. Beh, insomma, tanti tovaglioli d'aperitivo. C'è, è una delle piazze preferite di Roma, di quando io sto qua a Roma, perché io so di Roma. Si capisce, non c'è bisogno che... Mi chiedevo, ma Renzi... Sì, cosa? Non fai quella faccia, non si Renzi vede. Vuole andare a votare in autunno perché ha trovato nuove idee che vuole subito anticipare al paese e non ci vuole, cioè, proprio far attendere oltre. Guarda, forse hai ragione, cioè, simpatica Geppi, perché sembra proprio di sì. Infatti ne ha parlato alla scuola di formazione politica del Partito Democratico. Ah, molto bene, mi sono iscritta. Sì, brava. Sarò un po' noioso... in particolar modo in questa prima parte. Bene, no, iniziamo subito alla grande. E poi la seconda invece là proprio fuochi d'artificio. Sì, mi immagino. Mutande in testa. Sì. Sulla seconda sarò un po' meno sarò un po' più superficiale. Ah beh, quindi allora la prima è noiosa, la seconda è superficiale e la terza verrete percossi dietro le ginocchia mentre parla. Giustamente, ma di che cosa parliamo in questa prima e seconda parte dell'intervento? Un giornalista di un giornale di Chicago, sì. Sidney Harris, ha dato una definizione di scuola. Beh, insomma, il grande Sidney Harris. Sidney, io ricordo un saggio del Sidney. Chi non lo legge Harris, insomma, e di che cosa aveva detto il vecchio Sidney Harris? Lo scopo della scuola è trasformare lo specchio in finestra. Ah, faceva il vetraio il sindaco, il vecchio Sidney Harris. Sì, cioè, quindi lo scopo della scuola sarà una metafora per dimostrare lo specchio lo scopo, di tramutazione. Sai com'è Harris, ma il vecchio Harris è così. Sidney l'ha fatto così. Sì. E allora io vorrei provare a lanciarvi lì delle provocazioni molto rapide. Ecco, però mi raccomando, va bene tutto, ma molto rapide. Cioè, qualunque però è cosa... stato rapido? Sì, ma, non lo so, sì, no, sembra di no. Però, comunque, rapide. Ma su che cosa? Sul rapporto tra specchio e finestra. Ah, ecco, ne parlavamo stamattina, no? A colazione. Io stamattina a colazione, insomma, col simpatico, ma qua mettiamo uno specchio o una finestra. No, infatti, questa finestra la copriamo con un bello specchio. Il Partito Democratico in molti casi si guarda allo specchio. Beh, questo sì, questo lo sapevamo. C'è da dire che dallo specchio non ti puoi buttare. No, certo, mentre dalla finestra un attimo. Però non ti puoi specchiare dalla finestra. A meno che c'è un gioco di luce, però vabbè, comunque. Ciascuno parlava per il proprio posizionamento. In realtà fuori c'è una finestra. Eh certo, la finestra è fuori dal PD, hai capito? Cioè il PD, c'è il PD via del Nazareno, c'è fuori. Uno quando è, no, quando esci. Via del Nazareno c'è una porta. No, c'è una porta finestra. Ma non lo so, credo. Se lo specchio diventa finestra, ti rendi conto che fuori c'è un mondo. Questo è chiarissimo, no? Cioè, se lo specchio diventa finestra, ti rendi. Se la finestra diventa. No, credo, è tutta colpa di Harry, tra l'altro. Ma trasformare lo specchio in finestra significa anche provare a cambiare alcuni dei concetti tipici del dibattito politico di queste ore. Oh, finalmente. Ma questo silenzio è dovuto al fatto che era parlare in una sala vuota, che erano tutti attoniti davanti a uno specchio, credo, non lo so. No, erano attoniti. Comunque, cerchiamo di trasformare lo specchio in finestra subito. Provo con 9 definizioni e mezzo a provocarvi sul rapporto tra specchio e finestra. 9 definizioni e mezzo. No, io pensavo fosse già finita qui. Come 9 definizioni e mezzo? Perché poi e mezzo? Perché non 10? Ma come poi Kim Basinger? Esatto. Basinger. Ah, te la ricorda davanti allo specchio? Kim. O era una finestra? No, ma non lo so. Vabbè, comunque. Il primo tema. Sì. Stare dalla parte dello specchio, certo, significa pensare che la parola chiave sia giustizialismo. Vabbè, questo è ovvio, non c'era neanche bisogno di dirlo. Se sei tu dalla parte... dicendo sì, che questa è la prima del questa 9. Conversazione è andata in un programma scolastico, cioè di insegnamento, alla scuola di formazione politica, cioè, tu quando del PD insegni dovresti chiarire le idee, ma più chiaro di così, voglio io dire, non ho capito niente. Ma come no? Però, ma scusa, dire mi sembra che io sono molto molto bella, cioè, allora, e quindi posso anche non capire lo tutto. Specchio significa pensare che la parola chiave è giustizialismo, questo rapporto tra legalità e giustizialismo è che dobbiamo lasciare a quelli dello specchio. Ha ragione, questo va lasciato a quelli dello specchio, non è che io te lo tieni tu. Ma no, che c'entra? Quando hai bisogno di me, dove alla mi trovi? Finestra. Alla finestra. Ma vabbè, ho capito. Lo specchio alimenta le mie insicurezze. Va bene. Noi che siamo quelli della finestra stiamo dalla parte della legalità. Ah, hai capito. Niente, sono andata allo specchio. No, loro stanno c'era un sacco di getta alla finestra, mi sono spostata allo specchio. Ma la finestra sul cortile, dicevi? Esatto. Se siamo specchio... Hai ragione, se siamo specchio, siamo specchio, giusto? Sì, sì, questo sì. Specchio riflesso. Cioè, se siamo finestra, vediamo che c'è un mondo fuori. Ah, hai capito. Se sei finestra, hai capito. Vedi tu cosa che c'è... sei? Io non ho capito. No. Secondo punto. Specchio e finestra. Ma siamo solo al secondo punto. Dobbiamo arrivare a 9 e mezzo. Mazzia.
Specchio chiama la parola virale. Vabbè, certo, questo da sempre, no? Cioè, lo specchio... Se lecchi. No, come se lecchi? Se lecchi. Chi? Lo specchio? Lo specchio diventa virale. Non pulito, diventa... pieno di No, virus. Quello è un virus, no? Virale, vabbè, specchio è virale. Ragazzi, non leccate gli specchi. No. Finestra chiama la parola... vero. Beh, vero, questo si sa. La, scusa, la finestra che parola chiama? No, guarda, non c'è niente che richiami più la parola vero dello specchio. Specchio. Beh, non lo so, dipende. Questo è un microfono. Oh, finalmente cose semplici. Allora, e mostra un microfono. Può salire una ragazza sul palco? No, no, no. Questo è un microfono, dice, lo fa anche vedere. Ed è un microfono. Certo, se è un microfono, che cosa può essere? Scusa, è un microfono. Se io inizio a dirvi che questa è una bandiera dell'Italia... vuol dire che non stai... niente, che ti, non ti facciamo ricoverare. Subito, perché se è un microfono, no? Questa non è una bandiera dell'Italia, continua a essere un microfono. Ah, cos'è, un'autocritica questa? Io non sono veramente infastidita. Ma che cosa voleva dire? Vi è un terzo elemento, dunque, che devo chiamare in causa, certo, nel rapporto tra specchio e finestra. E siamo solo al terzo, dobbiamo arrivare a nove e mezzo. Nove e mezzo. Lo specchio è il chiacchiericcio. Vabbè, questo si sa, dai, lo specchio è il chiacchiericcio, no? Nel senso... ma guarda come sto, perché mi guardo il culo da dietro? No, non è quello, no. Guarda no, che le donne si guardano. Ma non c'entra col chiacchiericcio. Con lo specchietto della cipria si mettono di fronte allo specchio e guardano, dicono, ma guarda cosa vedranno gli altri. No, allora, lo specchio è il chiacchiericcio. Non devo dare le spalle la mattina a nessuno. Sera, dire, allora hai visto se però Francesco fa così, allora Maurizio fa cos'ha? Questo è il PD, sì, Maurizio fa così, Francesco fa così. Ma chi sono Maurizio, Francesco. Ma sono dei, come Tizio Caio e Sempronio e Nevio? Credo di sì. Quarto punto, specchio, finestra. Dai che siamo al quarto, stiamo arrivando vicino alla metà. A me sembrano molto somiglianti. No, non è vero, sembrano. Io credo che specchio significhi tecnocrazia. Ma questo si sa che specchio significa tecnocrazia, questo da sempre, no? Specchio. Ma chi gliel'ha scritto questo discorso? Harry, vecchio Harris, specchio e tecnocrazia. Finestra significhi democrazia. Più democratico della finestra non c'è niente, no? Sono veramente contrita. Contrita, va bene. Potrei continuare a lungo su questo, ma cerco di essere più breve. Ecco, grazie. Ecco, perché equilibrato? No. No. Chiaro? No. Insegnativo? Come si dice? Divulgativo, volevo dire. Breve, comunque breve. No. Breve. Specchio è assistenzialismo, finestra è lavoro. Anche questo è ovvio, no? Specchio è assistenzialismo, finestra è... lavoro. Lo vedi che hai imparato? Alla fine sembra, ma poi è facile. Un altro elemento nel rapporto specchio-finestra che è nostalgia. Contro progetto. Vabbè, certo, questo nostalgia contro progetto. Tra l'altro, di solito queste metafore servono a rendere chiaro lo un concetto. No, a rendere chiaro un discorso. La finestra, no. Ma tu dimmi come fai adesso ad abbinare ciò che lui, di cui lui sta parlando, che sono anche temi interessanti, alla dicotomia specchio-finestra. A me sembra chiarissimo. Tu lo trovi chiaro? Chiaro. Lo specchio è nostalgia. Certo, ti ricordi, no? Finestra, cioè specchio canaglia si diceva, no? C'era la canzone, quella di Albano, credo. Comunque, la nostalgia. Io penso che non ci sia nessuno che possa odiare la nostalgia. Siamo alla filosofia pura qua. E tu odi la nostalgia? No, io ci vivo. Ma mi nessuno ci nutro, ma chi è che odia la nostalgia? Faccio degli snack. Ma infatti, la nostalgia è bella. Per definizione. Certo, nostalgia è bella, cioè si sa, non è che è proprio lo dice bella. La parola stessa, nostalgia, capito? È bella per un ragazzo di 20 anni, che si ricorda quel piccolo successo scolastico la vittoria in quella discesa di sci. Certo, chi è che non si ricorda quella vittoria nella discesa di sci? Io. No, ma perché? La nostalgia. Non ho mai vinto. Ma lui non ho mai gareggiato con gli sci. A Matteo è successo? A me è successo una volta, ma ero soltanto l'unico che aveva fatto il corso, per cui nel corso di fine è successo però. Cioè ha vinto la gara di sci della del corso perché era l'unico. Come Eddie The Eagle, lui può l'Eddie The Eagle diciamo della politica. Ma da solo ha fatto la gara? Da solo. Vabbè, però non era facile vincerla. Lo specchio è io resto lì. Ah, adesso ti è chiaro, lo specchio è io resto lì, hai capito? La finestra, no. Io vado lì. No, io mi butto da qui. No, ma io resto lì per far che? Per far che? Non lo so, ma resto lì. Ah. Intanto sto lì, sto qui. Ah, sto lì o sto qui innanzitutto? Scusa. Qui, lì, no, dai. Chi? Ma dove? Dove c'è lo specchio o dove c'è la finestra? Dove devo stare? Allo specchio. Ah, o non la finestra? Ce ne sarebbero molte altre, ma devo chiudere per poi arrivare a quella 9 e mezzo. Ma non siamo al 5, dove siamo? A che punto siamo? Qualcuno ci venga a prendere, aiuto! Io ho chiesto i soldi dell'iscrizione al terzo. Un medico, per favore. Specchio è solitudine, finestra è appartenenza. Eh beh, questo si sa, dai, finestra è appartenenza. Qualcuno non si è mai sentito di appartenere alla tua finestra? Boh. No. Scienza è finestra, paura è specchio. Questo si sa, è il specchio, scienza, finestra, paura è specchio. Sì. Ci siamo. Prima di arrivare alla parola, alla mezza parola finale. Attenzione, c'è la mezza parola finale, non bastava la parola. Specchio per me è anonimato, finestra è identità. Basta! Aiuto, qualcuno gli dica qualcosa. L'ho fatta molto lunga e vi chiedo scusa. Sarebbe giusto questo. Scuse accettate, Matteo. Scuse accettate. Io l'avrei fatta corta e chiesto scusa. Se potessi farmi le scuse in 9 modi e mezzo, sarei più contenta.
C'è però un'ulteriore parola che caratterizza lo specchio, sì, è una parola che caratterizza la finestra, l'ultima. L'ultima, è promesso, mezza, l'ultima. È la mezza. La parola che caratterizza lo specchio è potere. Ecco, quindi lo specchio è potere e la finestra è? La parola che caratterizza la finestra è potere. Ma è la stessa. È la stessa. Ma è la stessa. Quindi? E non lo so, che succede? Se è la stessa, è la stessa. Voi direte, e ci siamo giocati anche Renzi a quest'ora. No, è da tempo che lo diciamo, sì, da ore. Detto, parliamo di giustizialismo. Da giorni, io l'ho pensato quando ho detto, se perdo il referendum mi dimetto, figurati. Cioè, non è... No, è il desiderio di provocarvi ulteriormente. No, guarda, siamo già proprio finiti. Ci vuoi provocare? Stremati. Oh, Renzi vuole il potere, il PD vuole il potere. Aiuto, aiuto. Cos'è? Chi era questo? L'esorciccio? No, ho paura che... Certo, lo specchio è il potere per il potere. Sì, sì, non lo sappiamo questo. Quindi invece? In bocca al lupo a tutti e buon appetito. Ma scusa, l'appetito è lo specchio o la finestra? No, non lo so. Io prendo la porta e me ne vado, ve lo dico. Questa è Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con lo specchio e la finestra. Viva gli infissi! Gli sposi! No, ma che c'è? Prima c'erano le ste bloccate col porcellum, poi non andava bene il ballottaggio dell'Italicum. Se dopo si è fatto avanti Toninelli col Toninellum, poi è spuntato Crimi e ha proposto il Legalicum. Se qualcuno vuole ispirarsi al Provincellum, qualcuno spera in un ritorno al Mattarellum. Ehi! Poi si interviene con il Consultellum, adesso ci mancava solo questo Rosatellum. Se prima Berlusconi e Renzi non erano d'accordo, adesso sono d'accordo sul sistema Tedeschellum. Se prima dicevano che non volevano Coalizionellum, adesso invece sono pronti a fare l'Inciucellum. Un giorno da pecora e su Radio 1. A Un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta I dolori della minoranza PD con la prodiana, ora orlandiana, Sandra Zampa. Io non ho mai votato Renzi, non mi ritrovo proprio... lo so. Ho una maggiore sensibilità, diciamo, a temi... Diciamo... di sinistra. E non esageriamo. Più a sinistra su alcune questioni. Più a sinistra? Ma forse più PD. E mentre Renzi a sinistra come sta messo? Zampa però si deve rassegnare, il segretario è Renzi. Non è mai detto. Ma si è stravinto le primarie, con Orlando avete preso il 20. E in fondo anche Renzi una volta ha perso le primarie. Zampa, ma le avete appena fatte. Mai dire mai. Ma proprio non le piace Renzi? Sì, voglio bene a Renzi però. Oh, più convinta. Voglio bene. No, più convinta. Ed è sempre, sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Radio 1. Uno, e cara la mia simpatica Geppi Cucciari su Radio 1. Oh, allora, oh, oggi, oggi è mercoledì. Ah. 24 maggio, però, da 168 giorni, sì, non c'è Renzi al governo, mancano 7 mesi alla vigilia di Natale. Panettone o Pandoro? Panettone, mi preparo anche i regali, ho già finito tutti i regali, per cui sono parlato avanti, ma oggi chi c'è che è la mia simpatica Geppi Cucciari? Oggi ti ho voluto c'è? Portare chi? L'uomo che sì, controlla, Virginia Raggi. Matteo Renzi con noi! Devi finirla, ti do 9 ragioni e mezzo, no, per basta, cui smetterla di ragionare così. No, vabbè, insomma, buttati dallo specchio, con uno specchio in mano, dalla finestra. Tra signore e signori che entri. Buona fede, Alfonso, buona fede. Buona fede, Alfonso, buona sede. Buona fede, Alfonso, buona fede. Alfonso Bonafede, deputato del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione di Giustizia. Signor Bonafede, buongiorno. Buongiorno. Senta, e lei è specchio o finestra? Ma non lo so, perché avevo difficoltà a capire l'aggiornamento di Renzi, capisco, sinceramente. Capisco. Ma lei si sente più specchio o più finestra? No, ma non lo so, finestra... un po' tutte e due. Ma come un po' tutte e due? No, una la finestra è capito, l'apertura, la possibilità, invece lo specchio è l'immobilismo. No. Ma la finestra come apertura, però ogni tanto bisogna anche guardare su se stessi per vedere un po' che risultati ci sono. Perché la finestra fa uscire ma chiude dentro, certo, però chiude anche fuori. E chiude anche fuori, capito? Certo, quando uno si guarda allo specchio l'immagine può essere un po' così, insomma, fare impressione. Però sì, ogni tanto bisogna dare un'occhiata. Assolutamente. Senta, tu sei tante cose, sì, Alfonso. Sei avvocato civilista, sei dottore di ricerca, in che senso?
Ho fatto il dottorato di ricerca all'Università di Pisa, dopo essermi laureato all'Università di Firenze. Ho vinto anche il borsa di studio per il dottorato di ricerca a Pisa e sono dottore di ricerca in diritto privato presso però, l'Università molto di avvincente, Pisa. Veramente. Devo dire di no. No, no, lo hai usato perché comunque... È una specializzazione, diciamo. Vicepresidente della Commissione Giustizia. Sì. Di cui presidente è... Di cui presidente è la presidente Ferranti, Donatella Ferranti del PD, Partito Democratico, esatto. Con i nomi. Certo. Poi nel 2009 è anche sfidato Renzi nella corsa sindaco di Firenze. Vabbè, adesso andò benissimo quella adesso volta. Questa... Andò benissimo. Andò benino, dai. Si ricorda quanto prese nella vita? È una questione di punto di vista. Appunto. È una questione di punto di vista. Quanto prese l'uno? Lui prese, io mi pare 1,82. Considerando che Renzi non vinse al primo turno, andò al 49%, certo, che lo portò al bollottaggio, certo, diciamo che ha avuto un peso specifico. Ognuno nella vita cerca di guardare anche un po'. Senta, il bicchiere mezzo pieno. Signor Bonafede, si è un po' rezelato, si è un po' vestito, si è messo così, adesso sembra uno dell'ATAC, no, nel senso che... Ma che dici? Al massimo sembra, è un avvocato, è vestito da avvocato. Sì, camicina da parlamentare, sì, la camicina azzurra. Un po' più da parlamentare, perché una volta andava in giro un po' più da... Prima ti vestivi da pedizzone? Sì, un po' cioè male, diciamo. Adesso no. Si è un po' così abituato all'abbigliamento parlamentare. No. Essendo un avvocato, diciamo che la cravatta la portavo anche... Cioè, un po' lo stile Di Maio in brutto, diciamo. No, non è vero, sarebbe bellissimo come vestito. Lascialo dire, è invidioso. No, ma di cosa sono invidioso? Dalla camicia azzurra e dal... Ha un bellissimo abito. Un abito a righe. Che se lo guardi compare Marilyn. La compagna da Zara. Fa quell'effetto 3D. Senta, ma come mai è passato questo? No, perché insomma voi 5 Stelle dovevate arrivare, capito, aprire la scatoletta di tonno del Parlamento così, invece adesso siete già tutti vestiti come degli impiegati. No, io ribadisco che io sono sempre stato vestito di giacca e cravatta, essendo un avvocato, e poi mi piace, e niente, quindi non è cambiato il mio modo di vestire. Le piace vestirsi così? Sì. E lo potete vedere in diretta sulla nostra pagina di Facebook. Ma piace a me, non piace l'altro. Un giorno da Pecora Radio 1, potete vedere come vestito. Di solito anche il frazzoletto. Ecco, benissimo. Vuole condividere anche lei sulla sua pagina di Facebook la diretta video di questa... Sì, adesso... Sì, dice sì per dire, come si fa no, così? No, condivido, non so se mentre parlo con lei mi sembra anche scortese. Sei capace di fare queste due attività in maniera temporanea. Senta, hai incontrato Trump oggi? No, non l'ho incontrato. Perché la città, Roma, era completamente, insomma, per alcune parti bloccata, che passava... Io ero a Montecitorio, no, assolutamente. Di Maio l'ha visto? Di Maio l'ho visto perché presiedeva. No, dicevo se Di Maio ha visto Trump. No, ma siccome Di Maio presiedeva la Camera non poteva incontrare. Ma cavolo, Trump. Questa volta la Raggi poteva fare un figurone, che è la nostra politica che parla meglio l'inglese. Potevamo mandarla a parlare con Trump, magari, Invece... E perché non l'ha incontrato? Ma non lo so, dovete chiedere alla Raggi, non lo so. Ma c'è una commissione che Sindaci Uniti d'Italia, come Trump si chiama? È venuto a Roma, ha voluto incontrare il Papa e Mattarella, Gentiloni, perché lei è, diamo così, qualcuno l'ha descritta un po', cioè la badante della Raggi insieme al Fraccaro, insomma, no, nel senso, lei si occupa degli enti locali. Io faccio parte di un team di coordinamento dei comuni governati dal Movimento 5 Stelle insieme a Riccardo Fraccaro, esatto. Luigi Di Maio e Giancarlo Cancelleri. Ha detto sono stati da messi quattro lì. Mesi a questa, dagli ultimi quattro mesi ad oggi, sì. Siamo stati io e Riccardo Fraccaro più concentrati sul Roma. Campidoglio per far sentire la vicinanza del Movimento 5 Stelle a Virginia Raggi, che prende le sue decisioni perché prende le sue decisioni in totale autonomia e semplicemente siccome noi portiamo anche l'esperienza virtuosa di altri comuni, diamo dei consigli. Cioè, lei dice che Madanti è un po' riduttivo. No, non è riduttivo, è assolutamente consiglieri. Fuorviante e falso. Siete i due deputati più vicini alla sindaca Raggi. Siamo i due deputati più vicini alla sindaca Raggi. Come sta la sindaca? Bene, e direi che sta lavorando molto bene, lei, la sua giunta, i consiglieri, contrariamente a quello che si dice o ha percepito, secondo te? Contrariamente a quello che si dice e conseguentemente i cittadini percepiscono quando porti avanti la cosa che io dice la sindaca Raggi a Roma ha fatto questo, nel suo primo anno ha fatto la cosa più importante è
Ma innanzitutto è intervenuta sulle cose che interessano di più ai cittadini, per esempio il rifacimento delle strade. Ci sono strade a Roma, sì, sono stati spesi, tra l'altro, investiti 85 milioni di euro. Dice. Il piano buche, che a Roma non era mai esistito. Cioè, le vorrei fare un confronto con l'altra amministrazione, invece il piano buche non esisteva. No, ma del piano, che cosa succede? Ci sono ancora le buche oppure non ce ne sono più? Perché poi alla fine... Non si può dire che dall'oggi al domani vengono aperte tutte le buche, però in quest'anno è stata fatta la gara d'appalto per avviare il piano buche, che è già stato avviato, sono stati investiti 85 milioni di euro. Quando è che non ci saranno più buche? Non esisteva. Più buche, insomma, quando si sarà risolto il problema delle buche? Ma si ritiene che già nel giro di sei mesi, un da anno, oggi. Si dovrebbe, quindi entro l'anno prossimo la situazione a Roma dovrebbe essere abbastanza normalizzata. Adesso arriva tra il GR1. Ci sarà un modo perché i cittadini possano controllare da casa, nel loro computer, qual è lo stato di avanzamento. Adesso del arriva il GR1 che non prende mai buchi, questa è Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con le buche. Buche. Se c'hai il campo puoi condividere. Vuoi un caffè? Sì, volentieri. Però lo offriamo. Guarda la macchinetta.
Giorno da Pecora e su Radio 1. Romano Prodi nel suo nuovo libro difende i beni comuni dilapidati con le privatizzazioni. Si intitola Errori di gioventù. Un giorno da Pecora, solo su Radio 1. Sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Radio 1. E cara la mia simpatica Geppi Cucciari su Radio 1. Oggi con noi c'è Alfonso Bonafede. Bonafede, Bonafede, Alfonso Bonafede. Deputato del Movimento 5 Stelle, uno dei due deputati che sostiene Virginia Raggi. Che stamattina era con Di Maio. Ma Di Maio ieri ha incontrato Trump? No. No, dei consiglieri di Trump? No, no, che io sappia. Non sa niente, se buona fede. No. Uno che lo conosce? Sì. No, non lo so. Vabbè, niente. A Luigi. L'ho incontrato stamattina. Proprio in veste istituzionale, che presiedeva col suo solito garbo. A proposito di veste istituzionale, qual è la posizione del Movimento 5 Stelle sull'attentato di Manchester? Ma assolutamente di condanna totale rispetto a quello che è accaduto, in questo caso tra l'altro il terrorismo ha attaccato un luogo che era in quel momento frequentatissimo da bambini, quindi da adolescenti, e quindi è un atto da condannare completamente. Quello che noi diciamo da sempre è che bisogna che almeno l'Europa in questo dimostri unità e provi a condividere tutte le informazioni, perché quello che accade... Cosa che non succede invece? Cosa che secondo noi succede poco, nel senso ogni volta che c'è un attentato terroristico, alla fine viene fuori che questa persona, l'attentatore, non era sconosciuto ai servizi segreti o alle forze dell'ordine. Però è anche vero, allora, che vuol dire è difficile che... seguirli tutti, anche quelli Certo, è vero... Dico, la direzione intrapresa è quella giusta. Ci vuole un passo successivo in cui ci sia una condivisione e un rafforzamento chiaramente di quelle che dei servizi segreti e delle informazioni. I servizi segreti italiani come sono? Siamo tranquilli secondo te? Ma secondo me i servizi segreti italiani funzionano bene, considerando che in Italia l'Italia ha attraversato anche delle esperienze di terrorismo, la mafia, paradossalmente. Quindi ci hanno avvantaggiato secondo lei. In qualche modo secondo me questa esperienza potrebbe fruttare, potrebbe dare i suoi frutti nella lotta anche al terrorismo internazionale. Però dobbiamo capirci, si tratta di un fenomeno internazionale che non può essere affrontato da singoli stati in maniera settoriale e va affrontato almeno dall'Europa come entità unica. Se ci fosse il Movimento 5 Stelle al governo, come combatterebbe l'ISIS o il terrorismo? Cosa fareste che non si sta facendo? Farebbe questo. No, sa che non si sta facendo, si muoverebbe a livello di politica estera e nelle sedi internazionali per cercare di promuovere in tutti i modi possibili la cooperazione internazionale e, ripeto, la condivisione delle informazioni, cosa su cui gli stati spesso fanno un po' fatica a fare, perché in qualche modo, essendo servizi segreti, però da un punto di vista nazionale chiaramente insistere sulla sicurezza. Però voi non è che credete molto nell'Europa, no? No, non è vero. Perché in questa Europa noi crediamo nell'Europa, non crediamo nella moneta europea. Cioè l'Europa, guardi, questo dobbiamo essere chiari. Chiariamo, l'Europa è stato un input importante per i diritti di tanti cittadini finché è stata l'Unione Europea e non un'entità finanziaria. Nel momento in cui è diventata un'entità finanziaria, si è trasformata da un'unità di diritti in un luogo di speculazione finanziaria, o comunque in cui il mercato l'ha fatta. Quindi da padrone. Credete sotto gli occhi alla moneta, nel senso che vorreste uscire dall'euro. Noi abbiamo... La simpatica Geppi è più appassionata di euro. No, perché devo sapere dove mettere i soldi se cambiarli. Dalla banca. Noi abbiamo detto più volte che in politica estera andrebbe fatto un discorso di cambiamento dell'Europa. Abbiamo parlato più volte dell'Europa a due velocità. Cioè, è evidente che in questo momento l'Europa impone la velocità che è imposta dalla Germania. Ora, quello è un vicolo cieco, quindi quella direzione non va bene. Così non ha risolto il problema della separazione. No, non ha risolto il problema.
Poi, cioè, nel momento in cui si mettono i presupposti per un cambiamento, sì, si chiede ai cittadini di esprimersi sulla possibilità o meno di rimanere nella moneta unica europea. Quindi, diciamo, traducendo, questo: se andate al governo, proporrete di fare un referendum su... Proporremo, dopo aver posto le basi, un referendum in modo tale che i cittadini possano scegliere in maniera serena se, sulla base dei cambiamenti che avrà portato il Movimento 5 Stelle anche in Europa... Quindi il referendum cambiare. Sarà, volete rimanere? Cioè, volete... Come può essere la domanda? Sintetico, vogliamo la domanda. Adesso rimaniamo non le anticipo la formulazione. Rimaniamo presidio, nell'euro, sì, anche o perché no, è una situazione molto delicata. Ma chiaramente i cittadini avranno chiaro che cosa dovranno fare, cosa dovranno scegliere, perché verranno informati e sostanzialmente sarà se rimanere o meno nella moneta unica. Cioè, ripeto, perché rimanere nell'Europa, no, quello, certo, non ci sono dubbi. Lori del Santo, buongiorno. Ciao, che bel saluto. Cos'è tutta questa allegria? Dove sei? No, è un po' che non ci sentivamo, quindi sì, sai, mi sono un po' eccitata. Facciamo questo effetto noi. Succede. Ma dove sei, Lori? Signora Lori? A Milano. Dove sei, signora Lori? A casa? A Milano, davanti al computer, però... Cosa guardava sul computer? Stavo spento, guardando la faccia del viso, si dice, di Alfonso Bonafede. Ah, certo, che è in studio con noi, certo. Con gli occhiali. E come le sembra, sì, guardando... Sì, quello in mezzo, Lori. Ciao, Lori. Salve, sa che se... ma sta guardando la foto o la diretta nostra su Facebook? No, la foto, come tipo la carta d'identità. Ecco, guardandolo così, senza conoscerlo, che giudizio dà di Bonafede dei 5 Stelle? È uno che sembrerebbe quasi un broker, un bancario. È un avvocato. Ma solo perché c'ha la cravatta e la camicia, cioè... Sì, così, diciamo che cerca di... Tolgo la cravatta in diretta, la cravatta, così vediamo sta se levando la cravatta prima, in diretta per te, Lori. Se lei guarda la diretta Facebook della nostra pagina, Giorgio Pecora Radio 1... Lori, guardi, lo vede, se lei guarda la pagina in diretta... Anche farla roteare, sì, mangiarla, stile attaccato in testa, come addio al celibato, rampante, dice. Rampante, c'è una persona che vuole andare avanti, vuole, certo, cercare di avere successo. Questo sì, sì. Senta, signora Lori, insomma, parliamo, sì, di cose importanti. Trump è in Italia e forse lei è la sua migliore amica italiana. Vi siete sentiti, vi siete visti? Ma io credo che abbia ben altro da fare tra papi, cose. Beh, papi, no, papi, uno. Tra papa. Ce n'è due, uno, ma ne ha visto uno solo. Vedo tante persone importanti, sì. No, però lo sto seguendo, perché bisogna capire come si comporta, certo. Hai visto come si sta comportando? Hai visto che Melania è sembrato aver rifiutato per ben due volte di seguito che il gesto del marito che gli agguanta la mano, no, ma quello lì non è un gesto per agguantare la mano, lì è stata una cattiva interpretazione, cioè? È come dire, te la tocco un attimo per farti capire che sono qua, cioè se hai bisogno di me ci sono. No, però scusi, guarda, la tua lettura è molto generosa. Allora, signora, spieghiamo per anche chi non l'ha visto. Anche un po'... scendendo dall'aereo sia a Tel Aviv che a Roma, Trump ha fatto per prendere la mano a Melania, per scendere mano nella mano, e Melania ha fatto e ha tirato sulla mano per dicendo anche spostarsi, passa i in ufficio. No, ma dai, non si scende mai mano nella mano in una roba ufficiale, farebbe un po' ridere, dai. Ma quindi secondo lei non è c'è un da dire che lei aveva la borsa in una mano, quindi secondo me una donna con i tacchi si tiene la mano per evitare di cadere di faccia. Tra l'altro, sì, proprio, scusi signora Lori, proprio in questo istante stanno salendo sulle scalette dell'Air Force One, perché stanno per ripartire Melania e Trump da senza mano. Lei è elegantissima. Senza mano, senza mano. Lei ha messo, la borsetta nella mano destra per evitare qualunque tipo di possibile incrocio tra le due mani. Anzi, lui sta anche leggermente avanti. Non so se è giusto, signora Lori, che lui stia davanti. Adesso si girano, mano niente. Lei ha rimesso la mano nella borsetta, ecco, a fianco. No, lei sta alla mano. Anzi, la borsetta è lì proprio per non dare la mano, esatto, a lui. Magari. Lui... No, dai, non è vero. Un matrimonio consolidato, tanti anni insieme. Ma lei cosa ne sa, signora Lori? Scusi. Lo so, perché lei non hanno mai avuto ti lascio, butto l'anello. Ma dove sta guardando adesso che si è allontanata dal telefono? Ti lascio, no, butto l'anello. No, sono qua, però voglio dire, nelle coppie di solito ci sono queste cose plateali, no? Ti lascio, ti riprendo. Loro sono sempre stati tranquilli, perché lei è una che vuole fare bene, tipo, certo, è presente che non vuole sbagliare, vuole essere rigorosa, certo, infatti piace, lei piace molto. Certo, ogni tanto ride, ma non può ridere sempre in questo tutte le ha ragione. E signor Bonafede, che posizione ha il Movimento 5 Stelle su Melania Trump?
Nessuna posizione. Non avete fatto un doodle? No, non avete chiesto in rete uno streaming? Niente. Assolutamente. A lei piace? Amiamo prendere posizioni su argomenti che interessano i cittadini. Cioè, credo che questo non sia interessante. Tra, se non tra Trump livello... e Putin, chi preferite voi? Perché non si è mai capito bene questa cosa. No, ma non c'è una preferenza. Una gara. Beh, cioè, sì, no, uno dei due uno può preferire. Cioè, no, non abbiamo una preferenza ufficiale dell'uno nell'altro. Altro. Riteniamo però che siano due interlocutori, sì, e che sia sbagliato isolare l'uno o l'altro. Quindi, perché le sanzioni entrambi, a Putin sono sbagliate. Sì, perché però... entrambi hanno un ruolo importante in varie aree geografiche del pianeta, e non si può pensare di risolvere dei problemi escludendo completamente dal dialogo l'uno o l'altro. È peggio come questo. Gestisce Putin i diritti umani o come gestisce Trump gli immigrati? Ma guardi, è un paragone che non si può fare, chiaramente. A me non piace né il modo in cui Trump gestisce gli immigrati, né tantomeno quello con cui Putin gestisce i diritti umani. Ecco bene, ribadisco però che sulla politica estera e sul ruolo nei grandi conflitti che assillano e assediano questo paese, anzi questo pianeta, entrambi di fatto hanno un ruolo, e quindi non si può far finta che non lo abbia. Lori, lei preferisce il proporzionale o il maggioritario? Ma dicono che la soluzione tedesca sia la migliore. Sì, ma la tedesca è proporzionale, però, perché tutti dicono che è come se la tedesca non fosse... È mista, è mista. Io 50 ritengo 50. Che ci devono essere le armi per avere il potere totale e basta. Ah. Cioè, chi comanda si prende tutte le responsabilità totali, quindi non ci deve essere che si deve fare alleanze, cose... Quindi lei non è per il proporzionale, mi pare. Io sono per chi... fa più voti, vince. Anche di un voto vince. Quindi lei come a Pinella, è diciamo. Per un maggioritario spinto. Sì, proprio esasperato. Cioè, sì, 10, sì. 20, chi fa il 40, il 30, il 20, chi ha di più vince. Basta, vince e governa. Signor Bonafede, 4 anni e poi si fanno le elezioni. Signor Bonafede, voi che posizione avete? Perché allora c'è questa specie di accordo tra Berlusconi e Renzi con il tedesco. L'accordo prematrimoniale, che in realtà sembra, non è... No? Cioè, non è... già si stanno accordando per poter vivere felici che dopo le elezioni. Non è il tedesco, perché il tedesco non è solo proporzionale, il loro accordo alla fine è un proporzionale. Cioè, voi cosa ancora questo accordo non c'è. Vabbè, cioè, nel se senso, ne in commissione non è arrivato, e francamente sta diventando difficile andare dietro a Renzi sulla legge elettorale che gli piace. Beh, perché nelle ultime 3 settimane ne ha cambiate 3. Ma voi quindi cosa è veramente difficile. Noi, noi l'abbiamo detto fin dal giorno dopo del referendum, anzi, dalla sera stessa del referendum. E cioè, noi vogliamo il legalicum. Che cos'è la legge elettorale? Italicum, così come uscita dalla Corte Costituzionale. Alla Camera uguale anche al Senato. Alla Camera e anche al Senato. Abbiamo però dato apertura perché, come diceva Lori del Santo, cioè è importante anche stiamo la governabilità. Stiamo citando Lori del Santo. Capisci Lori? No, però esprime un'esigenza da parte dei cittadini, che è quella della governabilità. Di capire allora, anche cosa succede dopo perfetto. Le votazioni. Allora, il discorso è che siccome questa esigenza è molto diffusa, noi, senza stravolgere la Costituzione come aveva fatto Renzi con l'Italicum, abbiamo detto che eravamo disponibili a rivalutare il premio di maggioranza del legalicum, cioè se al posto del 40% fosse stato 37%, per esempio, noi avremmo dato una sbarramento alla... solo che lo sbarramento potrebbe essere anche al 5%, anche lì avevamo dato una disponibilità. Guarda che la simpatica è più appassionata di capilista. Però in qualche modo si cercava di rispettare il voto dei cittadini, dando quindi una proporzione. Quindi a proporzionale vi va bene, ma ma che ci sia una correzione. Vabbè, ci siamo, ora, non c'è una grande differenza questo tra quello che è legalicum. Allora, quello che adesso la proposta del PD, il Rosatellum, l'ultimo ufficiale, è il Rosatellum, che è una cosa allucinante, che riporta l'Italia in ostaggio ai potentati feudi locali, ma lei non piace... liste bloccate, cioè tutto il male della prima e della seconda repubblica però... è sintetizzato nel Rosatellum che vuole portare avanti. A lei non piace il Rosatellum perché prende il nome da capogruppo del PD alla Camera, Rosato. Lei non ha un buon rapporto con Rosato? Assolutamente no. Ma infatti, perché? Quando si sono tesi i rapporti? Perché... Si chiama il capogruppo del PD della Camera? Ettore Rosato. È sicuro? No? Perché senta un attimo come lo chiama lei. Allora, Presidente, quello che io chiedo, soltanto che capisco che anche il collega Rosato è...
Chi è? Come si chiama? Scusa, lei? C'è stato un piccolo rasato. No, no, lo so, senta, come l'ha chiamato? Se non lo aspetti, sentiamo. No, no, è rosato. Sentiamo. Il collega Renzato è già con la mente alle vacanze pasquali. Renzato, Renzato, come l'ha chiamato? Non lo so, no, però se non si, lo chiama, sa lei, si chiama Rosato, Rosato, in quel momento ero preso dalla rabbia. Dalla rabbia, sì. Perché, signora Lori, appunto, lei sa come si chiama? Rosato. Lo sa anche la signora Lori, ha visto. Lo sa anche Lori. Grazie signora Lori, ci saluti i Toy Boy, salve, arrivederci. Ciao Lori, ciao, ciao bella. Questa è Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con Renzato. Renzato. Rosato. Renzato. Rosa. Trump è andato a Tel Aviv e dopo in Italia, e in tutti e due i casi la sua first lady fuori dall'aeroplano non gli ha voluto dar la mano. Prendi questa mano, Melania, ora che siamo a Tel Aviv. No, oh, oh, Donald non ci penso proprio. No, oh, oh. Adesso a Roma non fa la stupida Melania. E dammi sta mano e non mi dite no. Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Radio 1. E cara la mia simpatica Geppi Cucciari su Radio 1. Oggi con noi c'è Alfonso Bonafede. Bonafede, signorino Bonafede. Deputato del Movimento 5 Stelle. Le piace l'orchestrina? Sì, jingle, sì, sì. Perché tra l'altro lei è, se lo ricordiamo, un grande vocalist, no? No, è sta, grande stava no. In discoteca. Beh, dai, però, arrangiavo da, sì, da studente. Da ragazzo. Ti pagavano, no? Sì, sì, c'era, cioè sì, un lavoro, nero, però in discoteca tutto in nero, vabbè, ma durante sì, l'estate, ma, lì, ma certo, degli oboli settimanali, sì, dai, scusa. Senta, vogliamo provare a fare una proposta sulla legge elettorale con la musica da vocalist come se fosse in discoteca? Adesso noi, se noi gli mettiamo una base, vediamo a caso, lei poi spara, cioè, benvenuti, proponiamo così, non lo so, vediamo, magari lo capiscono il sistema maggioritario. Aspetti, vediamo, aspetti, vediamo un attimo. È solo... Questa è bella, è tosta. Vada, 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 vada. No, ma non si può, però. Vada, vada. È veramente... Abbiamo proposto noi dal Movimento 5 Stelle il nostro Alfonso Bonafede is in the house. Vada, vada, vada. Spacca. È veramente imbarazzante. Lo so, questo vabbè, ma lo è la vita. Ma la vita lo è così. Su. Sì, ok. Ok, buonasera. Ok, buonasera. Ok, buonasera. Questa sera si lancia la migliore legge elettorale per l'Italia e per i cittadini. Arriva il Legalicum. Le caratteristiche adesso le mettiamo. Sì, 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 vai. Sa lei le caratteristiche, mica noi. Ma io che le metto io le caratteristiche. Dai, vai, io vai. Metto l'energia. È l'unica legge che ci permette di andare a votare ed è l'unica legge che ci permette anche di poter governare. Sì! Raggiungiamo il 37%. Per cui, cittadini, mi raccomando, il Legalicum è l'unica legge che garantisce i vostri diritti. Okay. Può andare bene, però. Mi avrei informato la parte finale sui diritti. Sì. Va bene, bene, grazie, grazie. Maurizio Talarico, veramente... buongiorno. No, buongiorno a tutti. Titolare di Talarico Cravatte, Via dei Coronari, Roma, non è un inserto pubblicitario, ma pochi minuti fa, Gentiloni, il nostro premier, che ricordiamo il nostro premier, magari il nostro qualcuno... premier, sì, qualcuno esatto. No, il nostro premier si chiama Paolo Gentiloni. Ha incontrato Donald Trump e gli ha regalato una cravatta. Cravatta di Maurizio Talarico. È sua la cravatta, signor Talarico? Sì, sì, perfetto, ah, sì, sì. È venuto stamattina... Ma l'hai scelta tu personalmente? No, 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 è stata scelta dalla cerimoniale, dal presidente, ieri pomeriggio, hanno deciso di donare la cravatta
cravatta come tatuatore istituzionale, a me hanno commissionato questa cravatta, l'abbiamo fatta in fretta e furia. L'avete tessuta? Cioè non c'era stamattina? No, l'abbiamo realizzata, il tessuto già c'era. Ma allora, è venuto proprio Gentiloni a dire voglio una cravatta per un amico? No, è venuto il cerimoniale. Certo. E com'è la cravatta? Possiamo... La cravatta è rossa. Una cravatta rossa di raso lucida, di seta, è stata realizzata interamente artigianalmente. Allora, rossa, di raso... Sì. Rosso, ed è lunga 16 metri, come quelle che usa Trump. Avete dovuto farla un po' più lunga? Sì, diciamo che ad occhio sì, l'ho fatta 1,70, di solito le cravatte sono standard 1,50. Ma perché lui le usa così lunghe? Perché c'è il Gran Premio della Montagna quando arriva giù, no? No, per il problema del cavallo che dicevamo l'altra volta. Certo, perché lui... No, beh, quindi, qual è il problema? Che la sua cravatta deve arrivare fino alla braghetta? Alla braghetta. Esatto. A metà braghetta? Certo. Senta, signor Talarico, lei che è il mago delle cravatte, cosa può costare un oggetto del genere? Perché insomma, è una bella cravatta quella lì, più o meno. Sì, di solito costano 100 euro. 100 euro, quindi Gentiloni ha fatto un regalo da 100 euro a Trump. Sì, che figura abbiamo fatto? Ma ci ha aggiunto una bottiglia di champagne a forma di pecorino di Sardegna? Dei cioccolatini gli avrà dato. Ma per i capi di Stato di solito sono così i doni, anche quando è venuto Tsipras che ha regalato a Renzi la mia cravatta, lui ha regalato un CD. Ho capito, ma Tsipras, scusi, con tutto rispetto, signor Talarico, adesso va bene tutto, ma qui è Donald Trump. Ma mica va in giro con la cravatta, Tsipras, è in giro con la sciabola. Senta, ma lei gli ha fatto un pacchetto regalo? No, è stato confezionato in un astuccio di noce nazionale, rigido, dove all'interno c'era la cravatta e poi c'era dentro un opuscolo che spiegava in inglese e la tipologia del prodotto. E la stagionalità del prodotto. Ma avete regalato anche la pashmina alla moglie, alla Melania? No, quella lo sai che io c'ho un chiodo fisso sulla moglie, ma non ci sono riuscito. Speriamo al prossimo giro. Sembra che così te la vuoi fare, però. Maurizio. Vuoi chiarire qual è questo chiodo fisso? No, sono un suo ammiratore. L'ho capito. Senta, comunque, Ivanka rimane in città, la figlia, per ancora sino a domani. Benissimo. Quindi, insomma, è un bel regalo importante, un regalo insomma che ha un suo. Ha regalato l'artigianalità, ha regalato un prodotto italiano, è giusto che sia così, un prodotto di giuste dimensioni di prezzo, voglio dire, penso che sia anche per il momento dell'Italia. È stato lei a pensarla al colore rosso oppure è una scelta? Perché? No, l'hanno scelto loro. Il cerimoniale, sì, mi hanno detto una cravatta rossa perché di solito il presidente Trump indossa cravatte rosse. Oggi hai visto quella che c'aveva ieri, oggi bianca e blu? Com'era? Brutta? Perché lui porta sempre le cravatte azzurre o rosse che dipendono dai colori della bandiera americana. Certo, ma secondo lei lui che è un po' così in carne fa meglio quella a righe o quella tinta unita come cravatta? Ma penso che gli sia meglio quella tinta unita. Tinta unita. Comunque perché cioè, la cravatta con regimental o poise svacca, cioè ingrossa? Sì, un pochettino sì. Ah, davvero? È come il nero per le donne, certo. Che dimagrisce. Ah, quindi Maurizio, quella è la cravatta che snellisce l'epa prominente degli uomini che dopo i 40 anni si lasciano andare? Ma il regime tende un po' ad allargare, no? Certo, quindi tinta unita. E ci sentiamo per il G7 perché bisogna preparare le cravatte, arrivano tutti. Va grazie bene. Maurizio Talarico, l'uomo che grazie, ha fatto... Maurizio, grazie Maurizio, ciao! La cravatta, hai visto? Le piace la cravatta rossa, signor Bonafede? Oppure... Sinceramente no. No. Tutta rossa così, blu, no, proprio è triste, proprio no, non è triste, la cravatta blu. La cravatta che avevo prima della telefonata di Lori del Santo. Ma tu non hai bisogno di essere snellito, però scusami, tu sei vero, minimalista. Hai ragione. Adesso arriva il GR1, questa è Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con la cravatta. Chi l'ha messa? Io. Ah. No, come te la tu? Non ti ho mai visto con la cravatta. No? Io ho solo la cravatta e poi nuda.
Giorno da Pecora e su Radio 1. Stop con l'assegno, grida Berlusconi. A Veronica non vuol più dar 1.400.000 al mese. Baba, ba, basta, cri, 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 bio, basta, Veronica, mi stai a costa una cifra, adesso ho gli animali a cui pensar, baba, ba, basta. Buongiorno da Pecora, cara la mia simpatica Geppi Cucciari su Radio 1. Caro, scusami, scusami tantissimo, ho sbagliato, da tanti anni facciamo così, ma sono... come si chiama? Caro il mio simpatico Laura, su Radio 1. Su Radio 1, oggi con noi c'è Alfonso Bonafede. Sarmenghi Bonafede, Alfonso, Alfonso. Deputata del Movimento 5 Stelle, lo potete vedere in diretta a Facebook, Facebook sulla nostra pagina Un Giorno da Pecora, come parola da Radio 1, e lo vedete perché è l'unico che fa il vocalist, rosato, Facebook. Beh, comunque è stato molto bravo, cioè ha avuto ovviamente un momento di iniziale così di smarrimento, però poi dopo hai messo il cuore oltre l'ostacolo. Certo. Senta, a proposito di musica, oggi 24 maggio, no? Sì. No, sì, beh sì, non doveva confermarlo, era una fermata, cioè 24 maggio. Sì. Ricorre? Ricorre... 24 maggio, sa che la cantasse oggi 24 maggio, no? La canzone del Piave. Piave, sì, no, Piave mormorò, non passa lo straniero. La sa tutta? No, no, solo questo. Un pezzettino. A questo punto lei deve andare avanti. No, per uscire dall'imbarazzo. No, io ci vivo nell'imbarazzo. Mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fatti il vento. Non la sa, non canta, no. Ah, lui fa solo vocalist, niente, non canta, niente, vabbè, non la cantiamo. Sì, no, dai, maggio. Almeno l'esercito marciava, andate. Vai. Non lo so. Andate. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera, non so come. Vabbè, scusa, ci chiediamo scusa al Piave, al 24 maggio, a tutti quanti. Senta, lei è, quanti anni ha, signor Bonafede? 40, 40. Le faccio 41. Quindi troppo. Adulto e vaccinato? Adulto e vaccinato, sì. Nel senso, quanti figli ha? Due. Due. Giovani e vaccinati? Bambini... e vaccinati, anche se il domandare ai figli se i figli del politico hanno vaccini, sinceramente non mi piace, preferisco non parlare però nel senso, siccome il meccanismo però è un tema molto delicato questo dei vaccini, è un tema molto delicato e va trattato come un tema molto delicato. Bisogna vaccinarli o no i bambini? Noi abbiamo detto in maniera chiarissima che siamo per la massima copertura vaccinale e che siamo per l'obbligatorietà dei 4 vaccini che per ora sono obbligatori. Però qualsiasi altra proposta verrà valutata dal Movimento 5 Stelle, però col contributo degli scienziati. I 4 vaccini obbligatori sono, ricordiamolo, sono l'antipolio, la difterite, mi pare, l'epatite B. E gongolo. Sì, ma siete d'accordo con la proposta del ministro Lorenzini che sia obbligatorio? Non c'è una proposta ufficiale del quindi l'esavalente. Voi non siete per l'esavalente. L'idea di passare ai 12 vaccini è un'idea molto forte, perché stiamo parlando sempre di imporre un trattamento sanitario, no? E comunque parliamo di questo, quindi andrà valutato e andrà visto qual è l'esigenza, perché voglio capire se c'è un'epidemia in atto, voglio capire qual è l'esigenza di passare a un certo punto dai 4 ai 12 vaccini, cioè se c'è un contributo del mondo scientifico. Quando però dite che voglio capire se c'è un'epidemia in atto, è un modo come dire, ma come mai bisogna farne 12? Come mai da 4 bisogna passare a 12? È il minimo che uno possa fare, cioè chiedersi quali siano le informazioni per cui il ministro della salute... Beh, ma anche che la scienza è progredita, magari. Perché per esempio sul morbillo si è detto che c'è stato un innalzamento dei casi e un abbassamento della copertura vaccinale. Allora uno lì trova una spiegazione. Io la paura che ho... Qual è la paura che avete di questo momento? No, detto che... i vaccini sono importanti, abbiamo detto che siamo per l'obbligatorietà dei vaccini, che sono già obbligatori, eccetera.
io ho paura di una politica che decide, di una parte politica che decida di fare propaganda su un problema delicato, su una tematica delicata che riguarda la salute dei bambini. Perché il dice fatto... propaganda? Propaganda, perché se Renzi dice i vaccini saranno la banca Etruria del Movimento 5 Stelle, mi dà l'idea di uno che vuole cavalcare un argomento per mettere in difficoltà il Movimento 5 Stelle, che in difficoltà non è. Però, cioè, qualcuno gli dovrebbe dobbiamo... dire, guarda, perché lui aveva detto no, loro non lo vogliono obbligatorio, poi noi abbiamo detto no, guardate che noi siamo per l'obbligatorietà dei vaccini che sono obbligatori. Ah, ma allora ne voglio uno in più. No, ma guarda, noi stiamo, ah, allora ne voglio 10 in più. Cioè, secondo lei, quindi, la proposta di aumentare il numero dei vaccini è per mettere in difficoltà il Movimento 5 Stelle, che potrebbe poi non essere d'accordo? E io, questo, siccome è il suo pensiero. Tematica è seria, certo. io non scendo al livello di dibattito politico di questo tipo, Battista, quindi non voglio, quindi non voglio nemmeno rispondere a un tipo di sospetto di questo tipo. Però il fatto che lui abbia detto i vaccini saranno la banca Etruria del Movimento 5 Stelle, in maniera ovviamente così tirata fuori, perché banca Etruria è un problema che esiste, i vaccini per il Movimento 5 Stelle non sono un problema, è una tematica delicata che va affrontata nelle giuste sedi. Ecco, quella frase mi dà l'idea e mi fa venire il sospetto che vorrei fosse cancellato, che ci sia qualcuno in Italia, in questo caso Matteo Renzi, che voglia fare propaganda. Quale potrebbe essere la vostra banca Etruria? Noi non abbiamo una banca Etruria, perché noi possiamo, come no, guardi, glielo dico chiaramente, perché noi non è che non sbagliamo, i nostri errori li facciamo, però noi li ammettiamo appena viene fuori che abbiamo commesso un errore, e agiamo in totale trasparenza. Secondo lei, nel Partito Democratico il problema non è il sbagliare o non sbagliare, è che loro tengono sotto banco delle situazioni su cui i cittadini avrebbero diritto di essere informati. Cioè, noi sul caso Consip... No, alla fine non si è capito niente. Sai che a me i problemi del PD mi fanno venire alla mente lo stallo alla messicana. Non so se c'è presente nei film di Tarantino. Olè. Cioè, quello in cui ci sono tre che si puntano la pistola l'uno con l'altro e stanno fermi, nessuno spara e stanno tutti bloccati. Questo accade nel caso Consip, in cui Lotti e Marroni rimangono al loro posto. Nessuno querela nessuno, nessuno parla, e così ciascuno sta al suo posto. Lo stesso col caso di Maria Elena Boschi. Cioè, lei dice che De Bortoli ha detto qualcosa di falso, lo querelasse, perché poi i cittadini... Cioè, però non si querelano i giornalisti. No, si querelano se dicono una cosa falsa, oltretutto abbastanza grave. Se dicono una cosa falsa e abbastanza grave, si querelano. Anche perché, secondo me, un sottosegretario o un ministro non è che può dire no, vabbè, non lo querelo. I cittadini hanno diritto di sapere se la sottosegretaria ha effettivamente provato a promuovere la vendita. A chiedere a Ghizzoni se è un interessamento per Banca Etruria. Perfetto. Luigina, quindi, è una Luigina questione Pantalone. Semplicemente di trasparenza. E non si trasparenza. Tratta, soltanto per chiarire, adesso non si tratta, perché quelli del PD dicono ma chi siete voi, giudici, il terzo grado, giustizialisti, non c'entra niente. Qui parliamo di etica e trasparenza. Non so che come sono... siamo arrivati dai vaccini a qua. Comunque, Luigina Pantalone, buongiorno. Buongiorno a tutti. Titolare buongiorno. Del ristorante Da Sabatino, Le Cave di Sant'Ignazio. Anche questo non è un inserto pubblicitario. Comunque. No, perché ieri ha cenato da Luigina Ivanka Trump, la figlia del presi. Dente Donald. Trump. Sì, sì. Signora, con chi era? Cioè, non bellissima, con il marito ed alcuni amici, bellissima. Ma è bellissima, sì. Amici italiani o amici americani? Americani. Oh, c'era anche qualche russo? No, pensai che il figlio, cioè il marito della figlia, insomma, qualcuno dice. Ma cosa hanno mangiato ieri sera? Hanno mangiato i nostri antipasti a base di mozzarelline di bufala, del prosciutto. Lei ha chiesto espressamente un'insalata caprese ed una pizza margherita. Insieme la mangiate, perché sa che gli americani... Sì, come antipasto. Sa che gli americani non capiscono mai il primo, il secondo, il dolce, la frutta. Fanno... No, lei ha capito benissimo, perché poi ha chiesto il cacio e pepe, i ravioli. Quindi hanno mangiato qualcosa di tipicamente 16 primi romano. Ha mangiato. Ma scusi, è pure il pesce ha mangiato. No, ma scusi, allora, calma, c'era Pantalone. Allora, Ivanka, tra l'altro, è vegetariana, da quello che si sa, la figlia di Donald. Però l'ha ordinato, ma adesso se l'ha mangiato il marito non lo so. Ma che
cosa? Il prosciutto, ha mangiato le mozzarelline, il prosciutto, la pizza margherita, la cacio e pepe, i ravioli, come erano? I ravioli di ricotta e spinaci. Caci. E poi il pesce. Sei vegetariana, cioè, sta, a parte il prosciutto. Il pesce, come l'ha fatto il pesce? Scampi e mazzancolle e griglia. Scampi e mazzancolle in griglia. Poi dolcetto. E poi a mangiare i nostri dolcetti che facciamo, i San Pietrini, i famosi San Pietrini di Sant'Ignazio. Beh, ma tanto non assimila questa, cioè, assurdo. Sì, ma è questa roba? E poi magrissima. Amaro. Ma non è che se le fate mettere in un pacchetto se le portate in America? Può darsi, perché qualcuno è uscito con una borsetta un po' piena. Ecco, il doggy bag. Senta, ma poi amaro? Sì, hanno preso digestivi. Beh, lo credo bene, come sono mangiati. Limoncello, cosa hanno preso? Sì, no? Sì. Acido muriatico. Una bottiglia di grappa attesa. No, ma perché è che hanno bevuto invece... Sì, che vino hanno bevuto? Bene. A cena a base di... hanno preso vino Barolo e Pinot Grigio. Quindi un rosso e un bianco. Sì, sì. Sì, sì. Senta, ma ha bevuto anche Ivanka? Sì, sì. Sì, certo. Certo. Ah, bianco o rosso, Ivanka? Tutte e due. Tutte e due, ce li mischiati? È la classica cena all'italiana. Ah, certo, l'italiana, assolutamente. Ma ascolta, Luigina, ma lui, il marito gli versava da bere? No, no. No. Ognuno se lo versava da sé. No, allora le donne non si versano da bere. Sono in un tavolo in cui ci sono dei maschi. Sì. Piuttosto si muore di sette. Ha avuto paura che lei togliesse il bicchiere. Ma da noi è stata una cena informale. Io sono informale dentro. Certo, gli uomini versano da bere alle femmine. Ma non c'entra la cena. Non fare così, perché tu a volte non me lo versi e non ho motivi per cui. Ma Ivanka, non ne stiamo parlando con Ivanka. Senta, signora Pantone, ma tra l'altro da lei era venuta a mangiare anche anni fa i Clinton. Sì, lui proprio, Bill Clinton. Sì, con il presidente dell'Ucraina, allora, Yushchenko. E quello che poi è stato avvelenato. Sì. Ma non da voi. No. Non da noi, non da noi. Senta, ma e alla fine chi ha pagato il conto? Ha pagato il marito della Ivanka. E ha pagato in... Con una carta platinum con dei gioielli, con dei diamanti sopra. No, anzi, l'ha data prima di sedersi per paura che gli ospiti pagassero per lui. Ah, con una poste pay, cosa aveva? È arrivato e ha detto, guardi, questa è per il conto. Sì, una ricaricabile aveva. No, cosa aveva? Un'American Express, cosa aveva? Cosa avrà avuto? Una carta di credito personale, personalizzata. Vabbè, sì, certo. Personale o personalizzato? Tutte personale e due, sicuramente. Tutte e due. Cosa gli abbiamo fatto di conto, cioè Pantalone, più o meno? Vabbè, un conticino proprio... Ma erano tanti. Abbiamo fatto un prezzo politico. Quanti erano? 100 euro a testa, dai, Quanti erano? Di loro erano una decina, più c'erano una cinquantina di uomini della sicurezza. Che hanno mangiato pure loro? Qualcosina, sì. E ha pagato il marito anche per la sicurezza? Tutto lui. Quindi eravamo in 60, avremmo fatto quanto? Non so, 60, quindi... 60 a testa, 3.600 euro. Sì, più o meno. No, un po' di meno. 3.000. Abbiamo fatto tutti i prezzi politici. 50 euro. 3.000 abbiamo fatto? No, di meno. 2005? Vabbè, adesso no. Ma scusa, ma Luigina, ha mangiato più Ivanka delle guardie della scorta? Pure il marito comunque si è dato da pure fare. Jared ha mangiato? Sì. Senta, ma i 5 Stelle non vengono mai da lei? Tutti vengono. Ma chi viene dei 5 Stelle? Dei 5 Stelle viene Fico. Fico viene? Sì. Hai capito? È Bonafede che qui con noi oggi viene? Io ci sono stato una volta proprio con Roberto Fico. È quello che veniva con Fico, Bonafede, qui. Una volta. Sono ha pagato sempre Jared anche per loro? Sì, pure per loro. Sì. Va bene. Senta, ma invece Lotti che veniva a prendere le pizze per Renzi? Le prende tuttora. Ah, viene ancora Lotti? Adesso ma sempre per Renzi? Sì, per lui e per altri amici. Ma per chi sono gli altri amici? Renzi o la Boschi? No, non lo sa. Sì, ogni tanto la porta pure alla Boschi una pizza. Ma e quante pizze prende Lotti quando arriva? Due, tre? Sì. Quella lì. Signora Pantalone, grazie. Ci vediamo, un giorno veniamo a cena da lei anche noi, va bene? Sì, ammetto, grazie. Sì. Grazie, sì. Luigina Pantalone. Grazie. Mangiato lì, Ivanka, sì, Trump. No. Senta, ma voi quando andate adesso nei ristoranti vi riconoscono e non vi fanno pagare? Succede un po'? No, non ci fanno pagare, no. Lo sconto. Succede che ci riconoscono. E vi menano o... No, di regola ci apprezzano. Sì. Però... Senta, ma se vincete le elezioni... Non so se chi... Allora, io una cosa me la devi dire. La simpatica GP è appassionata di alleanze, guardi. No, quella dopo. È appassionata di un'altra cosa. Io vorrei sapere chi sarà il vostro candidato premier. Se mi rispondi, lo decide la rete, io ti faccio il taglio. No, ma è vero che lo decide la rete, come faccio? È Lillo, non è vero, dai che non è così. Non è Alfonso Bonafede. No, nel senso, Marco Lillo. No, è come dire Ginetto, amico mio. Dai, ci sarà uno che voi emotivamente avete indicato come tale? No.
Ma sarà secondo lei ma uno... Ma poi il leader non si autoproclama, il leader si autoproclama. No, al momento giusto le persone che vorranno candidarsi lo faranno e la rete sceglierà. Ma voi mettete, se è così, io... mettete 10 nomi... Voi non volete che io vi dica bugie. No, no, no. Ma mettete 10 nomi oppure... tra tutti. Oppure sono, si autocandideranno. Si autocandideranno, poi... lei si immagina un candidato premier, diciamo, tra... per capire, tra i politici dei 5 Stelle che conosciamo o un candidato premier al Movimento 5 Stelle che venga dall'esterno, dalla società civile, con quella vestito cosa da si... voi, no, me lo immagino modo. Tra i politici, tra i portavoce che conosciamo. Quindi Di Maio, quindi, per fare un esempio, o no. Di Battista. No, esatto, ma quindi più Di Maio che Cantone, faccio un esempio, come idea. No, no, Cantone no, e Raffaele Cantone, sì, no, dico, quello sicuramente. Cioè, sì, no, no, nel senso, più Di Maio che Gino Strada, in questo senso, dicevo. Come idea, l'idea, no, questo è chiaro che il non è chiaro Di Maio, no, è chiaro no, che Di Maio, Di Battista, è chiaro insomma, che il portavoce candidato premier sarà una persona che avrà dimostrato nei fatti di sposare il progetto del Movimento un parlamentare attuale noi ci dei mettiamo 5 Stelle, la faccia il parlamentare non lo so, ma sicuramente un sindaco, uno che avrà dimostrato di essere del Movimento 5 Stelle e di credere nei valori che tu poi deve portare avanti. Virginia Raggi. No, Virginia Raggi. No, ha ragione. No, perché no, infatti, ricordati, deve rimanere sindaco. Virginia Raggi non potrebbe essere. Ha lei ha sposato completamente chi? I valori del Movimento 5 Stelle, li sta portando avanti e li sta realizzando. Ma tu potresti essere ministro in questo eventuale governo? No, no, preferisco non entrare perché questo campo. Si parla di lei, perché quella è la simpatica gente. Sì, l'ho letto sull'Unità, che io leggo spesso in, questi sono a problemi cavallo. Di cui non mi posso occupare. Che io cioè, leggo leggere l'unità. L'Unità. Si parla di lei come possibile ministro degli interni se vince i 5 Stelle. No, che dopo Alfano fai un figurone. Io li lascio parlare. Qualcuno parla al ministro degli interni, qualcuno hanno detto qualcuno? Qualsiasi cosa, ministro della giustizia. Quindi, no. tre mesi fa. Sì o no? No, no, io non parlo di questo argomento, perché parlo, nel momento in cui si deciderà la squadra di governo... Scusi, se lei dice non parlo vuol dire che ci sta pensando, eh? Ma io credo piacerebbe? Che tutti i parlamentari stiano pensando a poter dare il contributo in un'eventuale squadra di governo. Cioè, questo ci mancherebbe, però non ho ancora deciso se eventualmente candidarmi a quel ruolo. Ma le piacerebbe? No. Mi piacerebbe essere in prima linea per occuparmi di un tema importante come la giustizia. O più ministro dell'interno le piacerebbe? Io sono entrato in Parlamento per occuparmi di giustizia, me ne sto occupando, attualmente sono anche vicepresidente della Commissione di Giustizia e in un futuro mi piacerebbe occuparmi di giustizia. Guardi, la simpatica è Geppi, però ha un altro chiodo fisso, una cosa ecco, che è proprio lei. Questo non vuol dire che io stia pensando a fare il ministro della giustizia. Ma non è che dovete essere così preoccupati. No, nel caso, lo so perché che poi... Che fatica. So, no, nel lo caso, so, però, nel senta, caso ci dovreste andare a votare con questa legge elettorale, signora mia, quella che abbiamo adesso, cioè... E quindi non riusciste a raggiungere, cosa peraltro tristemente plausibile, il 40%. Certo. In quel caso, con chi vi unireste? Perché vi toccherebbe valutare un'alleanza. Certo. Se mi rispondi con quelli che hanno le nostre idee, le condividono nei programmi, io prendo la cravatta che era già stata fatta a pezzettini prima. No, che è un regalo anche della mia mamma. Chi se ne frega? No, i regali della mamma non si toccano, si stacca la giacca. Che non ci dica andiamo in Parlamento, chi vota il nostro programma, che quello non si può fare. Perché per fare un governo ci vuole proprio chi vota. Il governo per fare il governo ci vuole chi vota il governo e quindi noi chiediamo ai cittadini di votare nella misura del 40% ecco, il Movimento 5 Stelle. La domanda della simpatica GP era qualora non arrivaste al 40% se i cittadini decideranno di dare una percentuale minore del 40% domanda, per motivi a me ma non... questa è la domanda di prima abbiamo già fatto tutta una pippa inutile in quel l'hai presa alla larga molto alla larga. L'ho presa alla larga, sì. Però la verità è che faremo quello che dice la nostra Costituzione, cioè se Mattarella ci dà l'incarico andiamo in Parlamento e presentiamo il nostro programma. Ma no, bisogna chiedere un'alleanza. Noi non facciamo alleanze sulla carta. Prima di andare in aula. Ma vi toccherà farla, bisogna vi toccherebbe, prima di potrebbe in aula, bisogna tornare dal Presidente Mattarella e dire guardi abbiamo trovato i voti, cioè ci appoggia il PD. Secondo la Lega. No, non funziona così. È meglio fare un governo con il... Secondo lei è meglio fare un governo... Col PD? Voi col PD? Oppure lasciare che governi il PD e Forza Italia? Tra le due opzioni.
No, il governo col PD noi non lo possiamo fare perché siamo su direzioni e su piani diametralmente quindi, opposti. Piuttosto che fare il governo col PD, quindi preferite noi, che no, governino il discorso PD è che la parola, che si dà ai cittadini in campagna elettorale è sacra. Quindi uno va a governare se sa di poter rispettare quella parola. Se su tutti gli argomenti il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle la pensano diversamente, come faccio a rispettare la parola? Ma io le dico, ora, l'anticorruzione e la pensiamo diversamente. Parliamo della giustizia, è un tema fondamentale. Trasporti, la pensiamo diversamente. Ambienti, la pensiamo diversamente. Cioè, loro adesso, alla Camera, mentre noi parliamo, è in votazione un progetto di legge per cui loro ritengono di poter trivellare nelle aree protette per l'estrazione di petrolio. Cioè, questa è gente che però quotidianamente punto, porta avanti le marchette a favore di un potere forte di turno. Voi siete noi rincoglioniti. No, guarda, lo so, perché... Ascoltami, No, è la verità, però. Fofò è meraviglioso. Allora, Fofò, ti volevo chiedere, però è chiaro, questa legge elettorale non si può che andare o all'ingovernabilità io sono per la democrazia. Io penso io penso che non si debba forzare la volontà dei cittadini. Cioè, i cittadini devono sapere che hanno la possibilità di scegliere o il Movimento 5 Stelle o tutto il resto del mondo che tanto si inciuccia lo stesso. Il resto non è inciuccia, allora, è alleanza, c'è la democrazia, l'alleanza. Così. Allora, in questo sceglie. Se sceglie tutto il resto del mondo, si accontenta di tutto il resto del mondo. Meglio, cioè, i cittadini devono prendersi la responsabilità di chiedere un cambiamento e di chiederlo in maniera forte. PD Forza Italia che PD 5 Stelle. No, è meglio un governo del Movimento 5 Stelle che sceglie Lei non mi farà dire che è meglio. Nel senso, dal mio punto di vista, il punto di vista è quello di cittadini. Adesso cerchiamo di capire cosa succede nel suo futuro e lo chiediamo al divino Otelma. Rispondi, prendi il cellulare tra le mani. Divino Otelma, buongiorno. Vi salutiamo e benediciamo dalla nostra serra di Sant'Ilario. A casa, a Genova. Siamo pieni sui nuovi e gravi problemi che abbiamo. Nuovi? Qual è il nostro ultimo nuovo problema? Ma è un nuovo tipo di orchidea. Meno male, guardi, ne parliamo poi un'altra volta. Oggi c'è pochissimo tempo, abbiamo praticamente finito. In studio con noi oggi c'è Alfonso Bonafede del Movimento 5 Stelle. Secondo lei, che può vedere il futuro, il signor Bonafede sarà il prossimo ministro della giustizia? La domanda è certamente stimolante. È molto stimolante. Il soggetto inquisito è nato inquisito a Mazara del Vallo il 2 luglio 1976. Certo, in una pregressa colleganza anni, bicefala, il 13 ottobre 2016, aveva affermato con forte accento di credere di essere nato alle ore 21. 21, è vero. Conferma. Cosa intendeva con questa ambigua? Conferma, divino, guardi, senta, conferma. Nel senso che non me lo posso ricordare direttamente. Però conferma, alle 21, divino. Ecco, non è mia madre. Con questi pochi dati, sì, divino, ecco, delle 21, ci può dire se il signor Bonafede sarà il prossimo ministro della giustizia? Bene, andiamo al punto. Molto velocemente. Abbiamo il Nettuno in trigono, anche Mercurio si allinea. Bene, il sole non più se n'è andato, piove, quindi poi abbiamo Giove in quadratura, questo è un problema, si può avere tutto. Urano è anche lui in quadratura. Divino, detto tutto questo, ci può dire se il signor Bonafede sarà il prossimo ministro della giustizia? E poi abbiamo Plutone in opposizione, quindi tirando le somme, se l'analisi è ricondotta ai prossimi 12 la risposta 13 è, divino, mesi, che abbiamo proprio finito, c'è il GR1 che sta per andare in onda. Non risulta, però ci andrà vicino. Vicino, quindi sarà un altro, siamo Bonafede, mi dispiace. Ma il sottosegretario. Chi lo sa. Grazie al Alfonso Bonafede, deputato del Movimento 5 Stelle. Vicino. Dopo di noi c'è il GR1, barzelletta di oggi di Cesare Damiano, deputato del PD. Torniamo domani alle 13:30. Grazie. Questo prego. Era un giorno da pecora, il programma che ci è andato vicino. Molto vicino. A chi? Non lo so. Ci sono due fidanzatini. L'uomo dice: sei la più bella ragazza che io abbia mai avuto. Lei felice gli dice: grazie, hai avuto tante ragazze prima di me. E lui risponde: no, prima di te solo uomini. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone.